Innanzitutto mi corre l'obbligo di ringraziare la struttura della Mostra d'Oltremare, il dottor Flores e l'amico Claudio, direttore artistico, che ci ha veramente onorato di invitarci in questo spazio. Spazio tra l'altro magnifico che io da napoletano, devo dire, ho riscoperto dopo tanti anni, veramente un grande spolvero. Per noi musicanti è un onore e non è una frase di circostanza, ma è la verità. Perché Musicanti è un progetto giovane, nato quest'anno, ma in realtà nel mio cuore e anche forse quello di Pino è abbastanza antico, è un'idea che avevamo condiviso oltre 25 anni fa di provare a contaminare la sua musica con le altre arti come la danza e la prosa, e poi per una serie di motivi, diciamo più altro legato agli impegni di lavoro che avevamo allora, non siamo mai riusciti a realizzare. E dopo la sua scomparsa mi è sembrato giusto, così, forse per colmare dentro di me questa assenza, ma è un'assenza che è dentro tanti di noi, riproporre questo vecchio progetto, e ho dato vita a Musicanti, e che ha avuto uno straordinario successo sin dalla partenza. Noi siamo partiti qui da Napoli il 7 dicembre e nei fatti chiudiamo qui a Napoli questo bellissimo spazio dell'Arena Flegrea, che è un po' la chiusura di un ciclo. Dico per noi un onore perché siamo in un cartellone con degli artisti straordinari, internazionali, alcuni ho avuto anche l'onore di conoscere e collaborarci con Noa, nel 95 abbiamo prodotto un disco con lei, con Pino, e degli amici di Pino come Nino e Gigi, personaggi diciamo immensi come Ludovico Einaudi, piuttosto che il grande Renzo Arbore, anche lui tanto vicino a Pino. Quindi, insomma, i Musicanti sono questo, un tentativo di ricordare attraverso la sua musica, contaminando le arti e dando vita a questo musical che forse non è nemmeno completamente un musical, fatico anche a definirlo. E speriamo, anzi sono sicuro che Napoli, anche qui all'Arena Flegrea, ci accoglierà con affetto e mi auguro di trasmettere le emozioni che ancora tutte le sere noi troviamo andando in scena e portare la musica di Pino. Grazie.